Ciao a tutti, benvenuti al nostro nuovo video. Io sono Alessandro. E Andrea. Oggi giocheremo a Karate and Claw, oppure detto ladro di carote. Il coniglietto ci vuole rubare tutte le carote e noi dobbiamo raccoglierle prima che lui se le mangi. Le carote all'inizio le piantiamo nella parte verde chiara, poi quando sono cresciute un po' le mettiamo nella parte verde scura, in modo che poi le possiamo raccogliere. Dobbiamo fare attenzione perché il coniglietto ha occhi dappertutto e ce le vuole mangiare. Naturalmente un gioco di squadra. Sono redatti due conigli, un coniglio, se ci sono due conigli muovi di due passi, invece se c'è uno, un passo nella testa. Questo gioco ha la scatola molto piccola, quindi si può portare anche in viaggio, tanto più che si gioca direttamente dentro la scatola. In più le partite sono corte, quindi si può giocare anche quando è ormai tardi ed è ora di andare a letto. In 10 minuti hai fatto una partita, vero? Sì, io voglio giocare. Cos'è la cosa che ti piace di più di questo gioco? A me piantare le carote e muovere i conigli. A me cercare di sfuggire al coniglio. È un gioco veloce o un gioco lento questo? Veloce, velocissimo. Sto facendo un favore alle carote perché a me non piacciono, però le aiuta a non finire nella boccaccia del coniglio. A me piacciono, sono le carote crude, come i conigli. E con il prossimo video, bandiera al volo, cambieremo del tutto l'argomento. Non parleremo più di carote, ma di bandiere! Questo sarà il primo gioco non di squadra che vi faremo vedere con il prossimo video. Ciao!